coordinatore regionale del settore giovanile scolastico, intanto buon campionato, il settore giovanile scolastico organizza i vostri campionati, come a livello nazionale organizza quelli per quanto riguarda le categorie nazionali. Andiamo subito al dunque. Per il discorso degli shutout, i primi 9 che calciano, qui sono l'unetta con 2 palloni, gli altri sulla linea di porta recuperare i palloni che escono, non li ricalciamo in campo, ma li rimettiamo sulla linea a disposizione dei compagni. Ok? Per il Parma sono 3 che giocheranno il secondo tempo, okay, perché sono solo 15. Per loro potete fare le sostituzioni per i 3 che rimangono in campo. Viene a 7-18 su 9 su 9, solo nel caso di infortunio che ho di disposizione potete fare le sostituzioni per quanto riguarda i primi 2 tempi. Terzo tempo è uguale per tutti. Ok? Adesso li mettete a disposizione.